fatto di poter tornare a casa dopo lo sgombero all'ex Foro Boario. Qui dicono non c'è lavoro, il sindaco Bitonci, pago io il biglietto. Sopralluogo di sindaco e assessore alla mobilità in via Facciolati, dicono sì alla pista ciclabile ma anche più posti auto, possibilità di allargare la carreggiata. 13 morti sospette in Veneto, l'ultima Masera, parla il presidente Triveneto della Società Italiana Igiene Pubblica, le correlazioni sono solo temporali. Piazzale deserto, poche bandiere, alcuni militanti in strada, il nuovo presidio dei Forconi parte male, ci stiamo organizzando, dicono, ma il leader è l'uomo della Jaguar. È un venetista, Luciano Fiore, il nuovo capo della Polizia Provinciale di Padova, che non sparisce ma si allarga, il presidente Soranzo lo annuncia oggi. Garage abitazioni, ladri acrobati, prendono di mira quartiere Sacra Famiglia, carabinieri sul posto, 3 denunce in poche ore. Non ci fermeremo finché non sarà riaperto il confronto e non avremo garanzie sul nostro futuro. Oggi la protesta dei 200 lavoratori Villa di Carmignano che rischiano il posto di lavoro. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura le parole del sindaco Massimo Bitonci, che ha risposto alla coppia di rumeni sgomberati dall'ex Foro Boario che hanno detto: qui a Padova non c'è lavoro, vogliamo tornare a casa. La provocazione del sindaco: bene, il biglietto lo pago io. Chiedevano un aiuto per tornare a casa ai due rumeni che nelle scorse ore sono stati sgomberati insieme ad altri connazionali dall'ex Foro Boario, dove avevano trovato riparo. Risponde direttamente il sindaco Bitonci: li aspetto a Palazzo Moroni, pago il biglietto. Sono disposto a pagargli io personalmente il biglietto per tornare a casa, che vadano con il pullman, col treno, passano in comune e io gli pagherò il biglietto per tornare in Romania. Il primo cittadino allarga la proposta offrendo a tutti gli stranieri che hanno l'intenzione di lasciare il nostro paese la possibilità di farlo. Ma l'invito è aperto a questi due, ma anche agli altri che effettivamente in maniera definitiva vogliono tornare a casa loro. Non c'è più spazio né a Padova né in Veneto né in maggior parte della nazione. Per le risorse non ci sono problemi, afferma Bitonci. Conosco tante persone pronte a versare cifre importanti su un fondo privato. Io penso che moltissimi privati padovani, io compreso, siamo disposti a mettere delle risorse nostre, quindi non comunali, per pagare biglietti di pullman, di treno, perché queste persone tornino a casa loro. Sul fronte emergenza profughi, Bitonci rispedisce al mittente l'invito per un incontro del prefetto di Venezia Cuttaia. Se mi convoca per risolvere un suo problema, dice il sindaco, non voglio assolutamente vederlo. Restiamo all'ex Foro Boario, nuove occupazioni, 3 persone probabilmente hanno trascorso la notte nella struttura che è rimasta aperta, gli operai avrebbero smesso di chiuderla visto che già in precedenza era stata comunque forzata ed aperta. Oltre al ricovero di fortuna dalla baracca erano anche stati asportati abiti da lavoro e attrezzi, successivamente rinvenuti poco lontano dall'ex macello ancora sigillato. Dopo lo sgombero sono in corso ancora indagini da parte della polizia. E il sindaco questa mattina era anche insieme all'assessore alla mobilità in via Facciolati. Un altro problema che riguarda piste ciclabili e posti auto che non ci sono. Pare sia stata trovata una soluzione. No, è stata fatta solamente per fare il record delle piste ciclabili a Padova, senza tenere in considerazione le esigenze sia dei cittadini che dei commercianti. Qua va rifatto tutto. Rivoluzione ciclabili in via Facciolati, in mattinata sopralluogo di sindaco e assessore alla mobilità che hanno incontrato cittadini esercenti della zona. Per Grigoletto c'è la possibilità concreta di garantire molti posti auto in più senza dover rinunciare alla pista ciclabile e al marciapiede. Certo, adesso con i tecnici cercheremo sicuramente la soluzione, ma la cosa non può rimanere così. Si pensa anche ad un allargamento della carreggiata. Non è possibile avere una delle viabilità principali di Padova, che è via Facciolati, ridotta in queste condizioni, con una carreggiata da strada di campagna. A breve l'amministrazione interverrà anche in via Guicciardini all'Arcella. Abbiamo già messo in cantiere il progetto, allargheremo il lato marciapiede sud di circa mezzo metro, ci sarà la compatibilità tra pedoni ciclabile e spostando i posti auto dall'altra parte della carreggiata si verrà a avere il giusto equilibrio.
Non ci fermeremo finché non avremo garanzie sul nostro futuro. Il confronto non sarà riaperto, così 200 lavoratori del gruppo Billa che oggi hanno protestato a Carmignano di Brenta davanti alla sede, li vedete nelle immagini. Per adesso i segnali di apertura da parte di Billa sono troppo deboli. Esiste la possibilità, e sarebbe la soluzione, che l'azienda che otterrà l'appalto per l'amministrazione e la logistica offra un'opportunità occupazionale ai lavoratori che tra poche settimane, quindi proprio sotto Natale, rischiano la disoccupazione. Ad oggi manca il confronto tra Billa e Conad, che ha comprato la catena di supermercati. Un'altra protesta, questa volta riuscita decisamente meno bene, che è quella dei forconi. Ritornano in zona industriale un anno dopo, ma le immagini sono decisamente differenti. Guardate. Le forze dell'ordine ci sono, gazzelle dei carabinieri, polizia locale, volanti, ma i forconi non si vedono. Decisamente tutta un'altra storia rispetto allo scorso anno, quando hanno fermato centinaia di automobilisti e camionisti, bloccato mezza Italia. Stavamo cercando il presidio dei forconi. Il presidio dei forconi è all'incrocio, al semaforo più o meno, dove ci sono tutte le bandiere, lo fanno là. Hey, quanti ne ha visti stamattina? Neanche uno, guarda, ho girato mezzo Veneto, neanche uno. Da Treviso fino a Girovigo non ho visto neanche uno. Sì, qualche bandiera, qualche... ma niente. Poca roba. Per fortuna sì. Alcune bandiere appese agli incroci. Siamo in zona industriale, via Messico. Il posto è lo stesso dello scorso anno. Cosa stai facendo così, con scopa e bancale? Allora, la scopa ci serve per usare le aste per le bandiere, il bancale per scaldarci magari nei prossimi giorni, perché noi adesso stiamo organizzando, no? Noi siamo in 5-10 persone che stiamo mettendo giù le basi per quello che saranno i presidi. Vogliono difendere la Costituzione e lo definiscono un dovere. Dopo un incontro a Latina hanno ricostruito il gruppo. Abbiamo ripercorso le varie tappe capendo che cosa è stato sbagliato insieme alle persone che sono state tradite da quei personaggi che effettivamente si sono poi venduti al sistema o non ci hanno più creduto. C'è un leader? C'è un portavoce, la parola leader non è una parola italiana. Il portavoce si chiama Danilo Calvani, il famoso leader in Jaguar, ex imprenditore su cui pesano gravi debiti e ipoteche. Continuano a sostenere di essere apartitici, anche se la protesta dei forconi riscoppia proprio a pochi mesi dalle elezioni. E si parla ancora di crisi del lavoro. Con alcuni comparti della provincia avevano invocato la movimentazione per 150 dipendenti a rischio, ma il presidente Enoch Soranzo li salva tutti. Ecco la nuova polizia provinciale, il capo è un venetista. Ci sentiamo indipendenti, quindi lo Stato esiste per noi e quindi da sta idea qua cominciamo a lavorare. E io ho maturato anche l'idea delle elezioni interne allo Stato, subito. È il 3 agosto 2014, Luciano Fior parla alla convention Veneto Sì, lanciando la sua candidatura per Veneto Stato. L'idea è questa, non è che noi siamo lontani dall'indipendenza, mandare via l'amico comune che è l'illegale occupante che è l'Italia. Luciano Fior è il nuovo comandante della Polizia Provinciale di Padova, uno dei corpi e settori della provincia che alcuni giorni fa i sindacati CGIL e UIL avevano definito a rischio a causa del mancato trasferimento delle competenze della nuova provincia all'agenzia regionale. Altro che posti a rischio, oggi il presidente Soranzo, giocando d'anticipo, ha presentato la nuova Polizia Provinciale integrata. Ho ufficializzato l'accorpamento del settore servizio polizia municipale provinciale con quello che è settore agricoltura, cave, polizia mineraria e non solo, con l'individuazione anche del nuovo responsabile che è il dottor Fior Luciano. La polizia dunque non perde pezzi ma si allarga in un momento in cui proliferano gruppi di mutuo soccorso tra i cittadini e vere e proprie organizzazioni di quartieri contro la microcriminalità. La sicurezza passa per il presidio del territorio e questo sicuramente è uno dei punti importanti di questa nuova sfida che ci siamo oggi lanciati e che speriamo possa essere di apprezzamento per i territori e per i cittadini. Fior gestiva già le competenze di caccia, pesca e ambiente con l'allora vicepresidente Roberto Marcato. E a proposito di sicurezza, andiamo in Sacra Famiglia. Ladri acrobati hanno tentato di entrare in alcune abitazioni, sono riusciti a svaligiare una casa in via
Livorno. Ladro acrobata è entrato all'interno dell'abitazione da una porta finestra in sala da pranzo. I proprietari, una volta entrati in casa, hanno notato l'apertura manomessa, ha portato via ori e denaro contante. L'entità del furto è ancora da quantificare, stanno indagando i carabinieri. E adesso parliamo di sanità, ovviamente, psicosi, vaccino dopo le tante morti sospette in Veneto. Abbiamo sentito lo specialista che parla di una coincidenza soltanto temporale. La nostra posizione è assolutamente netta e chiara. Bisogna che la popolazione si vaccini perché i morti che fa l'influenza sono presenti, costanti e ben chiari, mentre la polemica sui vaccini è tutta da definire. La posizione di Antonio Ferro, presidente triveneto della Società Italiana di Igiene, è netta: bisogna vaccinarsi. Le morti, 13 finora in Veneto, non sono direttamente correlate alla vaccinazione, esistono solo delle correlazioni temporali. Ma è chiaro che io posso vaccinarmi come posso prendere l'aspirina, questo poi la vita a un certo momento decade, è ovvio che ognuno ha una vita temporalmente ben delimitata e quindi non può la correlazione temporale essere anche sinonimo di nesso causale. Questo lo bisogna dirlo molto, in maniera molto forte. Il rischio è che si arrivi a una sorta di psicosi da vaccino. Per Ferro, che la settimana prossima a Venezia con altri esperti si confronterà sui temi dei calendari vaccinali, le percentuali di decessi si alzano quando le persone non si vaccinano. Rimane nella popolazione e la percezione del rischio rimane molto alta nel vaccino, mentre non c'è percezione del rischio per le malattie verso la quale il vaccino protegge. E quindi c'è una necessità di una presa di coscienza. Come ogni venerdì andiamo insieme a vedere le previsioni del tempo per il weekend. Prevediamo per Padova e per il Padovano, per domani una nuvolosità ancora a tratti intensa, stratificata, un po' di foschia durante le prime ore del mattino, ma non dovremo avere precipitazioni se non qualcosa verso l'interno, ma di brevissima durata. Il tempo tende a migliorare col trascorrere delle ore, anche per domenica infatti abbiamo sì una nuvolosità, ma c'è più possibilità di qualche schiarita, e schiarita che potrebbe essere ancora più ampia, tolte le foschie, qualche banco di nebbia nelle prime ore del mattino, per la giornata di lunedì, quindi dell'8 dicembre. Con questa situazione i venti sono deboli dai quadranti settentrionali, le temperature 7-8 gradi le minime, quindi al di sopra della media, massime intorno a 12-13 gradi. La nostra rubrica dedicata alla natura e all'agricoltura. Andiamo a vedere allora la puntata di domani, che cosa ci riserva. Sì, buonasera a tutti, parleremo domani nella nostra agricoltura veneta alle 13.45 e poi domenica alle 17.45 di patate carantine tipiche del Montello. Con me c'è Claudio Augusto, che ha scritto un libro su queste patate ed è coltivatrice di queste patate. Quante varietà ne coltivate? Beh, in disciplinare ne abbiamo 6. Ma che hanno di buono queste patate del Montello? Patate sono speciali perché sono versatili in cucina, si prestano bene a tutti i piatti e ne vedremo diversi, cioè i gnocchi, la polenta con patate, il pane con le patate in umido, le patate in insalata, e qui ne abbiamo 3 varietà. Domani alle 13.45 e poi domenica alle 17.45. Buonasera a tutti! Le istituzioni che riescono ad infiltrarsi con le braccia della mafia, i delinquenti che ci sono nel governo, si parlerà di questo nella puntata di Focus in onda questa sera 21.05 come sempre con il direttore Luigi Baccialli, con lui Sergio Berlato, Renzo Mazzaro, Settimo Gottardo, Paola Goisis, Andrea Michielan, Silvana Tosi e Marco Barbone. Come sempre attendiamo numerosi i vostri messaggi. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per essere stati in nostra compagnia e una buona serata. Arrivederci.